nella città mariana col 61,6% e vittoria per il sindaco uscente su una percentuale del 19,93% per Giuseppe Tortora e il 14,55% di Michele Genovese. Riconfermato quindi con 10.539 voti il sindaco di Pompei Claudio D'Alessio, il quale ha indetto un incontro con la stampa presso la sala consiliare del comune di Pompei. Sono veramente felice di questo grandissimo risultato, in particolare dell'affetto che i pompeani mi hanno riservato. Una battaglia vinta con lealtà e coerenza, ha affermato D'Alessio. Pompei è una città che ha bisogno di impegno costante. Sarò scrupoloso e attento nell'organizzazione della mia giunta. Ogni amministratore svolgerà il compito a lui assegnato, senza scendere a compromessi e favoritismi. La nostra sarà una giunta politica di politici esperti, e saranno gli assessori a governare, diciamo così, unicamente loro la gestione. Non si daranno incarichi ai consiglieri comunali, a cui insomma, si cercherà di andare incontro, anche di evitare qualche confusione che magari per il passato c'è stato tra il consigliere, l'assessore, eccetera, eccetera. I consiglieri fanno i consiglieri, gli assessori fanno gli assessori. Il sindaco fa il sindaco. Inoltre, ha aggiunto, mi sento tranquillo e sereno e pronto a portare avanti i lavori già precedentemente iniziati. Il primo progetto del sindaco D'Alessio è quello di aprire le buste per i lavori che faremo nelle periferie.